fa molto semplicemente conoscendo le persone, quindi una cosa che c'è, che io noto in Italia, ma non voglio parlare male dicendo in Italia, non è che voglio parlare male dell'Italia, voglio parlare di una cultura che abbiamo noi. Io vedo che in Italia la nostra cultura è quella di tenersi un po' le cose e non parlare con le persone o fare gruppettini e quindi tenersi le cose per sé e quindi non divulgare quasi nulla. E cercare di creare questi gruppettini che sono molto chiusi. E quindi c'è questo problema, no? Che magari si lavora, ma si lavora a gruppettini chiusi col proprio orticello. Mentre all'estero io sono riuscito, come ho fatto, a capire che magari dovevo spostarmi su una pipeline produttiva diversa per poter lavorare rispetto che a un'altra. Molto semplicemente, io un anno mi sono, scusate il francesismo, ma mi sono rotto le scatole. E ho iniziato a mandare una marea di email. Avrò mandato oltre 700 email. Ok? In queste 700 email, circa un 30%, sono tornati indietro con una risposta, tutti studi stranieri, quindi non studi italiani. Quindi vuol dire che spesso anche quando uno manda una mail all'estero non è detto che rispondino. Anzi, questo ci fa capire che risponde il 30%, magari in Italia rispondono l'1% per educazione, se sono educati. Questo mi ha fatto capire con il ritorno che mi chiedevano l'utilizzo di determinati software e quindi questo mi ha fatto capire come io devo assolutamente cambiare la mia pipeline produttiva per poter lavorare al meglio. Quindi io se volevo lavorare fuori dovevo assolutamente passare da una pipeline che in Italia andava benissimo, che era basata su 3DX Max e V-Ray, e dover passare a una pipeline basata su Maya e Houdini per poter lavorare in un settore, nel settore in cui volevo lavorare io. Questo è un aspetto molto importante, il cercare di capire anche, quindi cercare di individuare il mercato, la location e individuare anche il software che vogliamo imparare è fondamentale per poter capire che cosa vogliamo fare. Poi è naturale che magari tra un anno anche in Italia si potrà lavorare, io parlo per il mio settore, si potrà lavorare con Houdini, perché magari nel mentre è cresciuto questa richiesta, è cresciuto questo settore qui e quindi c'è possibilità di poter lavorare. Se a volte siete tra i primi, a volte è un fatto positivo, altre volte è un fatto negativo. Perché essere tra i primi dico che a volte è un fatto negativo? Perché siete magari tra i primi, siete bravissimi a fare, non lo so, lampade in, parliamo di 3D, lampade in 3D, di una forma particolare. Perfetto, proprio lampadine intese come quelle che si avvitano e non le forme delle lampade, delle bijou o delle piantane. Semplici lampadine in 3D. Siete dei mostri, siete bravissimi, però magari non c'è richiesta. Magari non siete capiti. Quindi, quando non siete capiti, avete il problema di dover cercare di comunicare e di far capire al cliente che voi siete bravi a fare quello lì e quello lì è il futuro. Poi c'è anche un altro rischio, che magari io l'ho visto con alcune società con le quali collaboravo, con GL & Gas, si andava a presentargli un progetto di una tecnologia nuova, della quale non vi posso parlare in dettaglio, però di questa tecnologia nuova di cui si discuteva, e gli si presenta, ti dicono sì, va bene, no, aspettiamo, no, di qua, di su, di giù, vediamo ancora, tergiversano un po', e poi ti finisci in un dimenticatoio. Poi magari la stessa idea va il tipo di turno così a presentargliela e non è che riprendono te che magari sei un loro fornitore da tanti anni e quindi ce li hai come clienti, sono dei clienti affezionati, ma magari rimangono colpiti in quel momento da questa persona qua e da questa idea che te magari gli avevi presentato 2 anni prima e il risultato qual è? Che prendono lui e non prendono te. Quindi a volte essere tra i primi è un po' un aspetto negativo. In altri casi invece è fantastico perché la prima persona che magari ha iniziato a lavorare ritorniamo sul discorso delle stampanti 3D, le stampanti 3D in Italia, magari si è potuto comprare casa
perché i primi 2 anni non c'era nessuno e allora lui si è messo lì a stampare modelli su modelli e ha avuto un mercato, ha avuto la facilità di poter avere qualcosa che le persone capivano subito direttamente e di conseguenza hanno avuto quindi qualcosa in più rispetto ad altri.